Paolo Merlini, buongiorno. Buongiorno. E benvenuto, davvero benvenuto qui nel posto delle parole per farci pedalare, ma farci pedalare in una maniera inconsueta, in posti altrettanto inconsueti con un mezzo inconsueto. Ovvero, partiamo da che cosa? Partiamo dal libro che Paolo Merlini ha scritto, e a volte ha dell'incredibile quello che ha scritto, ma in effetti fino a quando non ti metti in strada ovviamente non puoi comprendere. Il libro si intitola Alla conquista delle Alpi, e fin qui possiamo dire niente di particolare, anche se è già molto bello questo. Ma il titolo continua con una bici pieghevole, ovvero Alla conquista delle Alpi con una bici pieghevole, le mie avventure in sella a Margot. Ora, Paolo Merlini ci propone questo libro che è un libro di viaggio straordinario. Paolo Merlini, leggo nei risvolti di copertina, esperto di vie traverse. Ci vuole raccontare cosa sono esattamente le vie traverse? Simpatica come domanda, perché appunto questo nomignolo, esperto di vie traverse, questa qualifica mi è stata data molti anni fa dall'amico dell'amico di Jack Kerouac. Sto parlando di Giuseppe Moretti, che è un responsabile del movimento dei bioregionalisti qui in Italia. Il movimento dei bioregionalisti è stato fondato in America molti anni fa da Gary Schneider, appunto l'amico e l'iniziatore alle discipline orientali di tutta la combriccola della Beat Generation, tra i quali anche Kerouac. E insomma, tanti anni fa io avevo conosciuto Giuseppe, il quale insomma era rimasto impressionato dalla maniera nella quale io, dalla mia abilità nel ficcarmi proprio tra gli interstizi della carta geografica, insomma. Arrivare in questi posti un po' ameni, così, senza mezzi, un po' come gli eroi della Beat Generation, e soltanto che lo facevo insomma adesso, così, con pochi soldi e con tanta fantasia, e quindi queste sono le vie traverse, sono le strade secondarie, magari anche le strade provinciali, guarda caso proprio quelle che vengono percorse dalle corriere, dai mezzi pubblici, ovvero dalle autolinee, come si dice, che vanno fuori dalla città, insomma, extraurbane, dalle autolinee extraurbane. D'altra parte, si dice, Paolo Merlini, che la linea retta è per chi ha fretta. Questa parola fretta non è presente in questo libro pubblicato da Ediciclo, perché non bisogna avere fretta a viaggiare sulla bicicletta, ma in particolar modo a viaggiare con Margot. È una bicicletta pieghevole. Ora, quanto pesa anzitutto una bicicletta pieghevole? Ma questa qui è un modello che pesa meno di 10 kg senza pedali. In genere viene valutata così una bici pieghevole. Quindi sono sotto i 10 kg senza pedali. Poi però la particolarità di questa bicicletta che ho usato io è che si chiude ad ombrello, altra cosa strana, nel senso che poi scivola sulle sue ruote, quindi non la devi portare, non la devi sollevare per portarla quando è chiusa, insomma. E quindi insomma è stata una piacevole scoperta. Molti anni fa ero in giro per l'Europa e trovai mi venne a prendere un amico alto 1,90 m che aveva sulla spalla insomma questa cosa strana, sembrava un passeggino così a guardarlo, perché poi le ruote sono piccoline, tipo quelle di una bici pieghevole comune, consueta. Insomma, questo triangolo con le ruote ha acceso la mia fantasia ed è la mia compagna di viaggi da molti anni. Compagna di viaggi, e qui il viaggio lo cominciamo adesso. Da Trieste fino al colle del Gran San Bernardo, ovvero da tutta quanta la catena delle Alpi, in sostanza, passando poi anche, facendo una digressione, dalla Val d'Aosta fino ad Altare, sull'Appennino Ligure. Ora, qui i chilometri sono tanti, e uno potrebbe dire, va bene, pian pianino, i chilometri sono tanti, si fanno, ma qui non sono chilometri semplicemente di pianura, Paolo Merlini. Ah, sì, insomma,
insomma, l'escamotage, io sono un ragazzo del 68, insomma, nel senso che sono stato un cicloturista, ero molto allenato, però adesso, insomma, la prestanza fisica non c'è più per fare tutte quelle salite, quindi l'escamotage è stato quello di salire ai valichi alpini con la corriera, sfruttando i mezzi pubblici, e poi per scendere, scendere a valle dall'altra parte, svalicare quindi con il mezzo proprio, quindi questa biciclettina. È stato un gioco simpatico, affascinante, ancor di più perché insomma, io anche in faccia dimostro tutti gli anni che ho, per cui ho i capelli bianchi, insomma, viaggio in maniera un po' così sgangherata, mi piace molto, insomma, e quindi così davo molto nell'occhio perché sembravo più un barbone che un turista, insomma, ecco. E per nascondere i capelli bianchi ogni tanto Paolo Merlini mette in testa un cappello da pescatore, perché è un appassionato collezionista, una passione straordinaria. Da cosa nasce questa passione? Esattamente non lo so, non lo so, ho sempre amato un certo modello di cappellino, insomma, quello da pescatore, quindi con la falda a spiovente, insomma, su tutta la testa, ecco, e non lo so, così mi copre molto la faccia, poi adesso da alcuni anni utilizzo occhiali da sole abbastanza scuri, quindi, come dire, è un mimetizzarsi, una maniera per mimetizzarsi in giro, insomma, quando cammino, quando viaggio, e poi è diventato il mio marchio di fabbrica, insomma, questo cappellino. Io però, Paolo Merlini, pensavo, qui c'è nel libro, ci sono anche delle fotografie che testimoniano il passaggio al Colle San Bernardo, al Passo Salati e così via, al Maloja, però parlando di cappellini, pensavo che nel viaggio da Trieste fino al Colle San Bernardo in Val d'Aosta Paolo Merlini si fosse portato una collezione di cappellini, e invece è sempre il solito cappellino color beige. In realtà io ho viaggiato con due cappellini, uno un po' più leggerino e l'altro invece calzato bene in testa a mo' di casco, e quel casco l'ho lasciato a casa, e quindi calzavo questo cappellino che era un po' il mio portafortuna, però ecco, ho viaggiato con due cappellini, in genere viaggio sempre con due cappellini, simili ma non uguali, è un pezzo. Allora, partiamo da casa Merlini e raggiungiamo Trieste. E da qui si comincia. Com'è stato cominciare? Beh, sì, insomma, è stato simpatico da molto tempo. Io amo molto Trieste e da qualche tempo avevo nel cassetto, prima di partire, questa informazione, no, per la quale alcuni giorni comandati la nave proveniente dalla Grecia fermava, perché oggi non ferma più, da un po' di tempo non ferma più, insomma fermava ad Ancona, e quindi c'era la possibilità di imbarcarsi il venerdì sera ad Ancona intorno alle 18 per salire fino a Trieste, arrivando a Trieste nel cuore della notte. E questa mi era sembrata, insomma, nella mia fantasia era una cosa molto simpatica, e così ho fatto, quindi io che sono un amante della Grecia classica ho preso il traghetto di ritorno dalla Grecia, quindi ero completamente a mio agio tra i vacanzieri di mezza Europa che con il naso rosso spellato così, quindi quella sera ho mangiato souvlaki, insomma, e poi con l'arrivo a Trieste nel cuore della notte, Trieste la città di carta, mi è successa la qualunque anche lì, insomma. Ho sognato che passasse Claudio Magris a bordo di una Golf, chiaramente non sarebbe stato male, oppure Rumiz con la Topolino, insomma, un altro triestino che mi poteva uno strappo, invece no, pioveva e nel cuore della notte avevo un acquazzone. E l'acqua è stata portafortuna per questo viaggio di Paolo Merlini insieme con Margot. Margot è il nome della bicicletta, non il nome della marca, ma un nome che arriva niente meno che da Georges Brassens. Sì, insomma, anche qui un altro vezzo, insomma,
io battezzo le biciclette, insomma, e questa qui, piccolina, molto elegante, e così l'ho battezzata come un personaggio di una canzone di George Brassens, quindi la brava Margot, no? Quella che allattava il micetto orfano, lo allattava al seno, così tutto il villaggio si fermava per guardare. Lei ingenua pensava che tutti gli uomini del villaggio guardassero il micetto, e invece chiaramente erano attratti da qualcos'altro. E pensare che c'è stata una coincidenza, mi scuso se parlo di me stesso, molto bella, simpatica, andando alla Croda Rossa, tornando poi dalla Croda Rossa, mi sono imbattuto nello stesso posto insieme con Paolo Merlini, che l'ha fatta in bicicletta. E qui siamo in Alto Adige. Sì, sì, indubbiamente, un posto molto bello, tra l'altro, poi ho avuto occasione di tornarci dopo quel passaggio, ma c'ero stato anche in precedenza. Insomma, è stato un gioco quello di trovare la rotta, la Mother Road delle Alpi. Poi ho trovato la mia Mother Road, cioè la mia rotta, chiaramente ce ne sono altre, no? Che attraversano queste montagne fantastiche, però io sono nato a livello del mare, quindi questo fa sì che sia lo sguardo insomma, di uno straniero che passa di lì. Non avevo mai dormito in alta quota, e quindi mi sono tolto anche l'ospizio, tante volte mi sono tolto l'ospizio di fare delle cose per la prima volta. E in viaggio Paolo Merlini si è portato il minimo indispensabile, tra queste cose un bloc note su un quaderno dove scrivere i suoi appunti, il taccuino di viaggio. E devo dire che se è interessante la parte narrativa, possiamo dire geografica, di viaggio, ancora più interessante è la parte del corsivo, cioè le parole che Paolo Merlini ha fissato nero su bianco, magari dopo una giornata faticosa di pedalate. Beh, sì, allora qui forse dobbiamo dire che dobbiamo svelare un altro segreto. Io, come scrivo nella quarta di copertina, posso stare senza scrivere ma non senza leggere. Sono un grande appassionato di narrativa di viaggio, tant'è che questo libro, probabilmente lei lo avrà notato, insomma, è dedicato a due giganti della narrativa di viaggio. Chatwin e Patrick Leigh Farmer. Sì, indubbiamente, sono due miei nomi tutelari. E quindi, in un certo qual modo, insomma, anche la forma, ecco, mi fa piacere che insomma lei abbia notato questa forma, perché non è il mio primo libro, come lei sa, insomma, quindi ho cercato però di produrre qualcosa che io non riesco a trovare molto, molto facilmente in libreria, cioè un libro di viaggio fatto alla maniera antica, dove c'è il viaggiatore che cerca di condividere con il lettore un'emozione. E in particolar modo un altro dei personaggi che aleggia nel libro e che comunque sia, insomma, viaggia sempre con me, è Ambrogio Fogar, che riusciva, secondo me, particolarmente bene a, ecco, comunicare con il lettore alcuni momenti particolari, alcune emozioni particolari del viaggio. Emozioni del viaggio attraverso le Alpi, alla conquista delle Alpi con una bici pieghevole. Le mie avventure in Sella Margò è il libro di Paolo Merlini. Parliamo anche di, chiudendo questa conversazione, di quello che ci si porta, no, sulla bicicletta, oltre alla persona stessa. La bicicletta pesa più o meno sui 10 kg. Lo zaino quanto pesava? Lo zaino non lo so, non avevo messo niente praticamente. Sarà pesato 5 kg al massimo, non c'era dentro niente, avevo solo le scarpe che calzavo, un paio di ciabattine volanti e il necessaire ridotto al minimo, e un paio di camicie di quelle che si asciugano molto velocemente, niente, praticamente non avevo niente dietro me, e questo faceva sì anche che non ero, ecco, c'avevo la giacca a vento sicuramente, ma non ero colorato, variopinto, all'ultima moda, insomma, e questo ha fatto sì che, insomma,
da tanti episodi mi sono capitati, mentre quando ero ragazzo, quando ero giovane e facevo questi viaggi così un po' all'avventura, ero comunque guardato come quel simpatico giovane squattrinato che questa volta, per quanto insomma avessi banco, mazza, carte di credito nel portafoglio, vestendomi ancora in quella maniera, passavo per uno un po' bislacco, forse lo sono, non è che... Quindi la prima impressione è quella che conta. Sarà anche bislacco, però con grande attenzione a guidare la bicicletta, perché qui è un libro di discese. Ma com'è scendere in quelle discese alpine che sono veramente da mozzafiato? Io non sono un impavido, sono uno che ha paura spesso e volentieri, tant'è che poi insomma nel libro racconto anche gli incubi che mi hanno perseguitato strada facendo, insomma. E com'è? Innanzitutto, ecco, questa biciclettina, diciamolo per inciso, ha dei freni a disco che funzionano piuttosto bene. E quindi si riesce a scendere a bassa velocità, quindi io sono riuscito a scendere anche a velocità di 12-13 km all'ora, quindi non troppo veloce, così da poter godere ogni metro, per carità, ma farlo anche in sicurezza. E dopo niente, è quando vedi motociclisti con grandi mezzi potenti che ti affiancano, ti guardano, ti scrutano da dietro il netto e ti fanno il pollice su, capito? Come dire, cazzo, ma sei forte. Oppure quando vedi lungo la strada gli anziani che levano gli occhi dal giornale per un attimo e vedono questo flash che sembra lievitare, insomma, come Alibaba, insomma, su un tappeto volante, invece no, c'è una biciclettina sotto e quindi sfrutta la forza di gravità. Insomma. Questo libro però rappresenta anche un'idea di viaggio rivolta a tutti, perché che cosa ci dice Paolo Merlini con questo libro, La conquista delle Alpi con una bici pieghevole, che in sostanza questi viaggi li possono fare tutti, ed è questa la cosa più epica di questo libro, è proprio che qualche cosa è alla porta di tutti, anche con una bici pieghevole, in questo caso una bici che Paolo Merlini ha chiamato Margot. Ma prima di salutarci, Paolo Merlini, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ah, aspettavo questa domanda, mi sono preparato questa domanda. E perché l'aspettava? Io sono circondato, un'altra cosa che mi va di condividere con gli ascoltatori è questa, è che io vivo circondato dai libri. Vivo, ecco, tutta la mia giornata è in mezzo ai libri, anche qui in ufficio, dove uno non, adesso lei mi raggiunge in ufficio, però ecco, anche qui insomma io sono circondato da libri, però c'è un libro in particolar modo che sto leggendo per la terza o quarta volta, ed è La mia Grecia di Nikos Kazantzakis, Crocetti Editore. Perché? Perché io sono un appassionato di musica classica. No, in realtà no, negli anni 50 una testata ellenica mandò Kazantzakis in giro per la Grecia per raccontare, insomma, quello che vedeva alla sua maniera. Questo piccolo libro, rendiamo onore al mitico editore Crocetti, che è lo stesso che poi ha riportato qualche anno fa Zorba il Greco, sempre dello stesso autore, insomma. Insomma, questo libro, La mia Grecia, Nikos Kazantzakis, è qualcosa di particolarmente piacevole e mi sta, ecco, me lo sto godendo neanche troppo lentamente, però insomma ripetutamente, perché sarà la terza volta che lo leggo. Domani è domenica e quindi mi immergerò nella lettura ancora una volta, quindi sarò in compagnia, passerò la domenica in compagnia di Kazantzakis. E dello straordinario poeta Kazantzakis ricordo anche L'Odissea, che è sempre pubblicata dall'editore Nicola Crocetti. Grazie davvero Paolo Merlini e buona giornata. Grazie a lei, buona giornata, a presto.